Giacomo Holzer, quanto voglia hai, e si è visto in parte, cioè dopo i 62 minuti giocati nella scorsa stagione, insomma, di buttare fuori quello che ti è rimasto dentro? Tanta voglia, perché comunque è stato un anno difficile anche per via dell'infortunio. Da gennaio in poi è stato un calvario tra operazione, stavo bene un giorno sì, un giorno no. Poi con tutta la fatica che ho fatto appunto per rimettermi a posto nel mese di maggio, ho tanta voglia di dimostrare, di far bene, di divertirmi giocando a calcio, ecco. Un percorso sicuramente molto duro, c'è da dire che però il Brescia ti ha aspettato e conta tantissimo su di te e ti mette anche addirittura in pole position quest'anno nei ranghi di partenza. Sì, il Brescia mi ha fatto sentire tutta la vicinanza e la fiducia durante il mio percorso appunto di riabilitazione. Mi ha portato in Germania a operarmi da una delle migliori del settore dell'ernia plastica. Perciò ringrazio vivamente il Brescia appunto per aspettarmi e spero di ricambiare la fiducia, ecco. Come sono state le sensazioni dopo questa prima uscita? Non avete giocato con un grande avversario, però è vero anche che avete una settimana di lavoro intenso alle spalle, sulle gambe. La prima settimana è stata tosta, il mister fa dell'intensità appunto l'arma migliore per appunto della nostra squadra. E era più una sorta di allenamento, appunto, dare il massimo, comunque mettere minuti nelle gambe e anche comunque a livello tattico iniziare a capire i meccanismi che appunto il mister vuole mettere dentro di noi, insomma. 4-3-1-2, modulo ideale per te, che puoi fare quell'uno dietro i due? Sì, sicuro, io nella mia corta carriera fino adesso ho fatto sia l'uno dietro appunto i due. Ho giocato spesso 4-3-2-1 nel trequartista destro, ho fatto la mezzala, perciò dove il mister vuole che io stia, cerco sempre di farmi trovare pronto appunto e di dare il massimo, insomma, questo. Quello che sta nascendo è un Brescia molto giovane, tu giovane tra i giovani, però significa anche che bisogna prendersi subito delle belle responsabilità. Sì, quello sicuro. Il gruppo fino adesso mi sembra molto coeso, positivo. Siamo un gruppo di lavoratori molto, molto affiatato, insomma, e quindi sono fiducioso appunto in questo gruppo. Quando eri nel settore giovanile del Milan si parlava spesso di questo Holzer, cioè un giocatore fortissimo, insomma, grandi aspettative su di te. Come l'hai gestita questa etichetta e come ti ritrovi adesso, insomma, dopo tutti quegli anni? Ma non ci penso, io sono sempre stato Giacomo. E quando vado in campo penso a divertirmi, dare il massimo per la squadra e niente, quando sono in campo gioco, mi diverto, non penso a tutte le voci che ci sono fuori o appunto queste cose qua, perciò penso solo a divertirmi giocando a calcio, che è la cosa fondamentale. Senti, uno che parte da zero tra i professionisti o comunque l'anno scorso, per quanto difficile, qualcosa ti ha insegnato e ti ha lasciato? No, e da zero no, perché ho capito tante cose e soprattutto dentro di me tanta rabbia appunto perché comunque un infortunio così è un po' tosto da superare, perché non hai, diciamo, due mesi dove stai fermo e dopo rientri. È stata tosta e quindi questo mi ha insegnato appunto, cioè quando sono in campo penso a quanto sono fortunato appunto a poter giocare, quindi questo mi spinge a dare tanto. E comunque poi il fatto anche di iniziare subito con la preparazione, cosa che l'anno scorso ho saltato, mi aiuta molto subito anche a entrare nelle dinamiche del gruppo e a sentirmi anche al centro ad avere la fiducia di tutti, insomma. Nuova vita. Sì. Quando ti allenavi con la prima squadra al Milan, chi era il giocatore al quale ti ispiravi o chi erano e chi ti ha più aiutato magari? Ma più aiutato abbastanza tutti, perché comunque anche il Milan aveva un gruppo giovane. Ispiravo, cercavo un po' di rubare un po' i trucchi del mestiere un po' da tutti, e anche se il giocatore a cui mi ispiro più di tutti è Ilicic, che io guardo tutte le partite dell'Atalanta solo per lui, perché è un giocatore appunto che mi assomiglia secondo me come caratteristiche fisiche e tecniche, e cerco appunto di imitarlo il meglio possibile, insomma. Ok, grazie. Ciao.